La kinesiologia è quella cosa di cui si sa tutto e niente, no? Già se ne parla ma non si capisce se è una scienza, se è un'arte, se è un dono. Quindi che cos'è la kinesiologia? Attraverso dei test muscolari, cioè delle pressioni su determinati muscoli del corpo, noi andiamo a interagire con la nostra parte più profonda e in particolare con la nostra parte emozionale. Per fare un buon test kinesiologico non basta il dono, il talento, occorre lavorarci, occorre l'esperienza, occorre metterlo in pratica questo talento. Ecco perché la definirei più un'arte piuttosto che una scienza o un dono. Ogni muscolo è diverso, quindi dobbiamo entrare in quella parte molto sottile di ascolto del muscolo. Tu per esempio a suo tempo facevi studi di giurisprudenza, quindi eri su un'altra strada. Sì. Perché un giorno ti sei fermata e hai detto adesso faccio la kinesiologa? Perché ho cambiato strada? Perché semplicemente un amico mi fece un test kinesiologico in mezzo alla strada, 3 minuti, io avevo il terrore dell'aereo, proprio la fobia dell'aereo, e in 3 minuti questa fobia mi è stata completamente destrutturata e me ne sono accorta immediatamente il giorno dopo perché dovevo prendere un aereo e quindi mi sono chiesta che cosa mi avesse fatto questa persona, no? E quindi ho iniziato a studiare, a chiedermi perché di tutte queste cose. Ma lì, come è venuto il passaggio da renderti conto che era una tecnica che poteva funzionare al fatto di pensare che potessi essere tu quella che esercitava, che avrebbe esercitato questa tecnica? È venuto dentro di me immediatamente. Io appena ho visto fare NEI, integrazione neuroemozionale, la prima volta, io dentro mi sono sentita una voce che mi diceva questo è quello che voglio fare. E ho iniziato a studiare queste cose. Quindi ci sono clienti più predisposti per la kinesiologia e altri più predisposti per la psicoterapia? Sicuramente sì, perché è una scelta personale. C'è chi ama più lavorare con la mente, per cui arrivare a comprendere le proprie tematiche attraverso dei ragionamenti, allora sceglierà sicuramente la strada della psicoterapia. E chi invece lascia parlare la sua parte più profonda e non, diciamo, bypassa in qualche modo la mente per arrivare al nocciolo della situazione per poter trasformare questa cosa. Ci sono persone a cui non interessa tanto parlare del perché e per come abbiamo questo problema, ma interessa semplicemente arrivare a risolverlo, a trasformarlo più in fretta possibile. E dallo psicologo spiego e racconto la mia vita. E dal kinesiologo non racconto la mia vita, e dal kinesiologo si può andare anche se non si parla, dal kinesiologo si può andare anche se non si conosce la lingua del kinesiologo, perché la lingua dei muscoli è una lingua universale, perché attraverso un linguaggio universale che è la destrutturazione del muscolo, il respiro, il picchiettare determinati punti di agopuntura, noi semplicemente siamo andati a riequilibrare un qualche cosa che in precedenza era squilibrato. E perché lavorando sul muscolo si risolve prima che lavorando sulla mente? Perché la mente tendenzialmente cerca di darsi sempre ragione, anche su quei temi, su quegli argomenti in cui non ha ragione. E il muscolo invece è il corpo, e il corpo ha una sua capacità di autoguarigione molto più spiccata rispetto alla mente. La mente è una parte molto piccola di noi, anche se noi in realtà ci pensiamo di muoverci in base alle nostre scelte razionali e basta. E ogni tanto li vedo proprio un po' così basiti, perché ricordo un signore che mi disse: ma lei come fa a sapere questa cosa, che io sono 6 anni di psicoterapia ed è venuto fuori l'altro giorno? E io gli risposi semplicemente: non sono io che so questa cosa, è semplicemente il suo corpo che la sa e me l'ha semplicemente fatta vedere. Sono molto felice del mio lavoro e mi dà delle grandi soddisfazioni, veramente grandi. E ti capita di avere dei pazienti che invece non rispondono al test kinesiologico, che sono chiusi, che insomma non riescono a sbloccare?
sedute fallimentari, ti capita? Cioè può capitare che, come dicevamo prima, la mente mente, il corpo non mente mai, che la persona venga con un'idea, no? Dover affrontare un determinato tipo di tematica, ed è con una grande volontà questa persona. In realtà il corpo indica un altro percorso, un'altra strada, un altro tipo di tematica. Molto importante chiedere il permesso a livello corporeo alla persona, soprattutto rispettare le proprie, insomma, i limiti che la persona pone, e questo lo, i limiti il corpo li dà molto chiaramente. Siamo noi kinesiologi che dobbiamo essere in grado di leggerli. E come li dà? Chiaramente come? Attraverso delle risposte muscolari di forza o di debolezza. Quando un corpo non è pronto ad affrontare un trauma, un lutto, con questa modalità, la risposta del corpo è proprio quella della blocca i muscoli. Quindi se noi rispettiamo le risposte reali del corpo, quindi del muscolo, non possiamo mai fare male. E veramente onoriamo il nostro dono, no? E facciamo un'opera artistica ogni volta che facciamo il nostro lavoro. Se invece decidiamo di non rispettarlo, ecco che andiamo a interferire con le professioni di altri, sicuramente non facciamo un buon lavoro, non usiamo un buon senso. Per fare un esempio concreto, una donna a un certo punto le si bloccano le mestruazioni e non sa bene che fare. Viene dalla kinesiologa Chiara Zambianchi e gli chiede una seduta. Tu cosa fai? È possibile che questa persona, abbiamo fatto un esempio di amenorrea, quindi di mancanza di mestruazioni, che questa donna possa avere una problematica di tipo organico, e quindi il kinesiologo tenderà a vedere magari se c'è qualche aiuto che può essere dato attraverso degli oligoelementi, ad esempio, per equilibrare la parte enzimatica, oppure qualche squilibrio di tipo emozionale. Ma tu come fai a capire quando un problema di tipo apparentemente fisico è effettivamente fisico e quando invece è emozionale? Io semplicemente leggo la risposta del corpo. Attraverso il test kinesiologico si legge la risposta del corpo, il corpo stesso che è, come dire, indica la strada. In che modo indica la strada? Attraverso la forza e la debolezza del muscolo. La mente mente, il corpo non mente mai, perché nel corpo sono strutturate tutte quelle cose che noi spesso non sappiamo, però che ci condizionano profondamente. Io so anche più o meno razionalmente di avere delle credenze negative, ma da lì a credere che tamburellando sul polso tu me le sciogli è un altro discorso. Provare per credere.